A voi? A voi? Chi è? La torta che ha fatto mamma con le carote? Molto buona. Con le carote? Carote e mandorle. Io oggi mi sono decisa un po' a truccarmi perché barboneggiavo in questi giorni, sono un po' in questa fase down, però devo dire che le giornate stanno passando per fortuna velocemente, serenamente, quindi tutto a posto, però sai, la voglia di truccarsi, la voglia di fare non c'è, e quindi barboneggiare in casa ci può stare. Però ho letto un articolo molto interessante dove diceva che invece era importante non lasciarsi andare, tra virgolette, quindi non barboneggiare, curarsi, lavarsi, vestirsi. Certo, non è che mi vesto a festa, perché comunque ho sempre le cose di casa, però sta facendo delle giornate meravigliose qui. Però resistiamo, mi raccomando. Ciao! Vieni! Tutto ok? Ah! Piano! Eccoci qui, stiamo spostando tutti i mobili per pulire. Non vi dico cosa c'era dietro il divano. No, vabbè, lasciamo stare. Quindi, grandi pulizie, approfittiamo. E visto che non si può andare fuori, festeggiamo la festa del papà con un bello spaghetto alle vongole veraci che ho nella dieta, giuro. Guardate un po', 70 grammi di spaghetti, cozze e vongole, quindi non dico le bugie. Ecco i regalini per Jerry, questo gliel'ha fatto Alice, ecco qui. E poi questo è il libro magico di Maibù, con tutta la storia, qui c'è la foto, con tutta la storia di Alice, del papà, eccoli. E ci siamo anche noi, la Perla, io. No, la cosa bella è che appunto qui puoi inserire fratello, sorella, nonni, zii, quindi super veramente personalizzabile. Questa è la dedica che abbiamo fatto. Qui abbiamo acchittato una tenda, una comoda poltrona. Tra un po', se continuiamo la quarantena, metteremo pure la piscina. E qui tutto cresce, tutto fiorisce. No, no, martedì non nevica, se sono sbagliati. Ali, c'è un bel sole. Bisogna annaffiare le piante, Ali. Mi aiuti dopo? Una festa del papà un po' strana. Noi siamo sotto la tenda, in giardino. E Perla ha già affondato il ditino nella crema, vero Perla? Che sta a fa? Guarda il cappello, Perla! Buonasera! Buonasera, signorina! Eccolo! Auguri, papà! Ora devi aprire i nostri regali! Ora li apriamo! Vieni! Vieni nella tenda, papà, vai, non vai! Non c'entro io! Oh, il papi con le sue principesse. Mo si siede sul bignè. Amore. Che ti c'entri? Allora, non avevo messo play. Allora, Jerry vi fa vedere cosa ho preso. Body per Perla. Bellissimo. La maglietta. Magliettine. Della Juve 1897 rosa. Vabbè, oh, uguale, ho fatto magliettina per uguale. Perla, magliettina per papà. Bella, bella, bella. Evviva! Ci bello in stadio con papà. Ecco qui il regalo per la festa del papà. Vediamo che faccia fa papà.
Vai, leggi ad alta voce, oh. No, mi vergogno. Guarda che c'è, ci sei pure tu. Hai visto? Tu sei Ma uguale. sono uguale, ho una barba, Madonna. Bello, eh? Così glielo leggi la sera. Guarda alla fine. Oh no. Che sorpresa. Vabbè, qua è tutta la storia, poi gliela leggi stasera. I tuoi bambini, carino, vero? Che ti frega dove stavamo? Papà? Papà? Sta papà? Sta facendo la cacca. Papà. Facendo la cacca. Amore. Ma io ti dico papà, tu fai la cacca. Dai. Vieni, vieni da mamma, vieni. Tata. Chi è? È tata? È tata? Sì, intanto sta facendo la cacca. Quindi niente paroline per oggi? Dai, mettila in piedi, se no come fa a fare la cacca da seduta, poverina? Dai, vai, fa la cacca. Ma che Vai. brutta la. Vai. Vai. Schifo. Amore, la fai pure tu. Basta, allora, non parli più con noi? Ma reggete qua, con la Allora, testa. ciao, La eh? testa così, vai. Ciao. Che cos'è? Ma reggete. Gaga. 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 Vai, Lasciala, leva. lasciala. Poverina. Amore. Non c'è più privacy in questo mondo. Scusate la faccia, ma è un video un po' inaspettato, come l'email che mi è arrivata. Sono senza parole. Appena finito di vedere un video che mi è arrivato via email di Sara. Eccezionale, cioè, sono rimasta senza parole. È tutta la storia della nostra vita, del nostro percorso. È stata una sorpresa bellissima, cioè bellissima. E questa è veramente la potenza poi di un canale YouTube che magari la gente che non c'è dentro dice: ah, vabbè, ma quella lo fa per i soldi, lo fa per farsi vedere. Invece, cosa c'è dietro un canale YouTube? Questo, cioè quello che si crea con voi, il legame dopo tanti questi anni, queste sorprese mi lasciano veramente senza parole. Quindi io volevo pubblicamente ringraziare Sara che mi ha inviato privatamente questo video bellissimo. Ora vi faccio vedere un pezzettino alla musica che ha il copyright, quindi magari vi abbasso la musica, però c'è lei che parla sotto e che racconta. È stato veramente un pensiero boh, eccezionale. Quindi grazie, grazie, grazie di cuore a Sara e a tutte voi che appunto dopo tanti anni siete qui, che avete capito il vero senso del canale, che non è quello di lucrare nessuno, ma è quello di passare del tempo, di condividere, e tanto tanto altro che non si può spiegare. Quindi boh, veramente sono rimasta senza parole.
Grazie, 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 grazie. Come vedete, appunto, mi è arrivata questa email e questo video bellissimo. E ve lo faccio vedere dall'inizio. Abbassiamo un po' il volume, peraltro ha messo una bellissima canzone che è La Cura. E quindi ci sono tutte le nostre foto, lei sotto che racconta, e è stato bellissimo. Poi ha ripercorso tutti i nostri momenti duri, come vado un pochino avanti. Guarda, sei veramente un amore, è stato veramente bello, bello, bello emozionante. Grazie. Stiamo andando a letto, sono circa le 10:30, Perla ha mangiato il suo lattuccio, ora alle 18 si va a preparare. Perla, ferma con i miei occhiali, ancora mi servono. E vabbè, la situazione qui è sempre peggio. Secondo me servono veramente delle misure drastiche, cioè tutto chiuso, blindati come in Cina, e l'esercito, la polizia in strada, perché gli italiani purtroppo non capiscono, non capiscono. Gerardo è andato a fare la spesa, lui è andato una volta ogni 15 giorni da solo. Ha visto, cioè, gente proprio come se niente fosse, gente che va a fare la spesa in coppia, che si ferma tranquilla, beata, gli scaffali, gente che esce per un pezzo di pane, per un pacco di tovaglioli, per uno struccante, cioè così, così non ne usciremo mai. Quindi secondo me veramente servono misure drastiche, cioè noi stiamo a casa. Noi non usciamo, se usciamo in balcone o sotto il giardinetto condominiale, qui sotto casa, bambini, è una festa, bambini, gente che parla in strada, cioè non hanno capito niente. E anche perché che fa? Chiudono le scuole e i bambini però giocano in strada, cioè che senso c'ha? Non so che dirvi, speriamo bene, Bergamo. È veramente forse la città, aspetta, la città più toccata da questo coronavirus. Abbiamo visto tante immagini strazianti, veramente. Però ecco, noi siamo sani, siamo in salute, tutti i miei parenti. Vabbè, lei si è stufata, io vi do. Basta, ok. Buonanotte. Sei stanca. Un sorriso. Ciao, buonanotte ragazze. Forza, dai, mi raccomando. Buonanotte. Ciao. Buonanotte.